Buonasera, buonasera, bentornati su TCS Tre Costa Smeralda, il magazine. Ferragosto è passato, il caldo è tornato, ce ne stiamo accorgendo un po' tutti, i turisti si dividono da nord a sud. Oggi prendiamo in esame tutto il sud Sardegna, che sicuramente ha goduto di un'ampia visibilità, e tra le spiagge più belle c'è sicuramente Tuerredda. Tuerredda veramente un'oasi ambientale che ogni anno richiama decine di turisti. Beh, a questo punto l'amministrazione comunale sta pensando anche un ticket per cercare di salvaguardare questo gioiello recensito anche da prestigiosi quotidiani inglesi e piattaforme. Insomma, Tuerredda cerchiamo di tutelarla ancora meglio, vediamo. Il comune di Teulada strizza l'occhio al numero chiuso per la bellissima spiaggia di Tuerredda, uno dei siti turistici ambientali più gettonati del territorio. L'idea tutta da strutturare del primo cittadino Milia, allo stato embrionale, darebbe con il ticket la possibilità di offrire più servizi ai turisti. Questa è l'essenza dell'obiettivo dichiarato. L'intuizione nasce fondamentalmente dal problema che fino adesso i tabelloni installati in tempi non sospetti nel territorio e l'applicazione tuerredda.sparkly.it, che di fatto riportano in tempo reale i dati sui posti liberi dell'incantevole Arenile, non aiutano ad arginare il fenomeno del sovraffollamento della spiaggia, che in certe giornate agonizza a causa del grande numero di presenze. Si tende principalmente ad arginare la triste esperienza di mettersi in viaggio per raggiungere il paradiso e non potervi accedere, restando inevitabilmente profondamente delusi. Ancora tutto è da decidere. All'amministrazione del centro a vocazione turistica piace e non poco il modus operandi del rinomatissimo Arenile della Pelosa Stintino, dove per la spiaggia libera è necessario prenotarsi per i 1500 posti disponibili, dei quali la metà solo tramite un'app, con un esborso economico di 3,50 euro a persona. L'idea per Tuerredda si discosterebbe leggermente da quella dei colleghi amministratori di Stintino, che proporranno un biglietto d'ingresso al prezzo simbolico di 1,50, che permetterebbe al comune di incassare qualche decina di migliaia di euro per fornire servizi adeguati, raccogliendo le istanze di turisti che in più di un'occasione hanno denunciato, per così dire, la mancanza di questi basilari, tipo docce e bagni confortevoli, che fino adesso vengono messi a disposizione solo ed esclusivamente dagli stabilimenti balneari. Insomma, con il progetto di tutela tramite il numero chiuso si otterrebbero senza battere ciglio due ottimi risultati: accontentare i turisti per utilizzare al meglio l'atollo e salvaguardarne la sua integrità. Attenzione. Lo spettacolo delle frecce tricolori il giorno dopo, inevitabili le polemiche, come inevitabile ai noi tutte le foto postate nei social. Insomma, un grande spettacolo. Forse nei bar si parlava, qualcuno diceva il traffico, qualcuno diceva altre cose legate appunto alla congestione di una manifestazione veramente che ha richiamato nel poeta anche 100.000 persone. Insomma, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Vediamo il servizio. Con le frecce tricolori, il litorale del Poeto da Cagliari a Quarto, una distesa di 12 km di sabbia, ha raggiunto la sua massima capienza in una domenica di agosto, dove lo spettacolo è arrivato dal cielo con le frecce tricolori. La pattuglia acrobatica nazionale ha fatto tappa in Sardegna in occasione dei 100 anni dell'aeronautica militare, che vedono la PAN impegnata in tutte le regioni d'Italia. A Cagliari le evoluzioni acrobatiche e le spettacolari scie luminose con i fumi bianco, rosso, verde delle frecce tricolori hanno chiuso il pomeriggio di ieri una giornata di festa con tante esibizioni aeree patrocinata dal Comune di Cagliari. Lungomare blindato con divieti al traffico e alla sosta dei veicoli e tratti di mare interdetti alla balneazione e alla navigazione. Strascico di polemiche sulla blindatura, ma anche sui costi sostenuti dell'amministrazione comunale per la manifestazione. L'evento si è aperto con il passaggio del tricolore trainato dall'elicottero militare AW-139.
Subito dopo si sono esibiti due veicoli acrobatici civili e a seguire un nuovo passaggio della AV-139 del 15° storno di base a Decimomannu. In chiusura lo show delle frecce tricolori entrate nell'area di volo del Poetto intorno alle 18.05 per lasciarla verso le 18.30. Tanto entusiasmo tra la folla per uno spettacolo che ogni volta emoziona e mette in circolo un bel po' di adrenalina. Dietro uno spettacolo come questo c'è tantissimo allenamento, ha raccontato il tenente colonnello Stefano Witt, comandante della pattuglia acrobatica. I piloti volano ogni giorno durante tutto l'anno, per due a volte tre volte al giorno. Si tratta di voli acrobatici molto impegnativi, soprattutto dal punto di vista fisico, e un lavoro di squadra chiarisce dove l'apporto di tutti è fondamentale. Ci sono delle classifiche che a volte sembrano simpatiche, a volte raccontano storie. Questa è la storia di Cagliari, che è la terza città più trendy. Trendy è un aggettivo inglese che significa attraente, che è di tendenza. Cagliari risponde bene, soprattutto in questi ultimi anni, risponde bene ai turisti, risponde bene attraverso la sua storia, scritta appunto nei palazzi, palazzi nobiliari, residenze patronali, testimoniano le varie epoche, i fasti del passato, storia, identità, cultura, tradizione, rivivono appunto in queste case che i turisti magari non sanno bene, ma poi magari si informano magari attraverso internet di chi era quella casa o di quella dimora. Noi abbiamo cercato di fare una sintesi di queste dimore. Vediamole. Gran parte della storia di Cagliari passa attraverso i suoi palazzi, residenze nobiliari dove si mescolano epoche lontane e contemporaneità, luoghi di vita e perciò insieme cultura e identità di una città che conserva ancora il suo volto più austero. Edifici antichi spesso di sangue blu che testimoniano le origini delle famiglie che hanno vissuto in città e che ne hanno plasmato la struttura urbana. Tra questi il palazzo della nobile famiglia di origine catalana degli Amat, costruito nell'Ottocento nel quartiere di Castello sulla via La Marmora e affacciato su Piazza Indipendenza, come altri illustri monumenti, la Torre di San Pancrazio, il Museo Archeologico, il Palazzo delle Seziate, il Conservatorio della Divina Provvidenza e la Chiesa della Purissima. Come casa non sappiamo esattamente quando fu costruita, non c'è stato un momento unico. Sappiamo dalle ultime ricerche che nel XVI secolo, quindi nel Cinquecento, qui esistevano diverse case, diverse abitazioni, e che poi nel Seicento la famiglia di Mancher di Guiso, che stavano diventando da baroni di Ussana e di Galtellì, marchesi d'Albis, unificarono probabilmente queste case perché qui nacque appunto un palazzo. Nel tempo ebbe diverse vicende, passò poi appunto alla famiglia Amat, che ancora oggi vi abita. L'edificio tuttora appartiene agli Amat, lo stemma della famiglia è affrescato sul soffitto dell'atrio d'ingresso e la ristrutturazione affidata alla fine dell'Ottocento al senatore Edmondo San Just ne ha rispettato sobrietà e forma seguendo quelle linee dettate dalla stessa natura gentilizia di gran parte dei palazzi del centro storico del capoluogo. Da chi è abitata tuttora? È abitata in gran parte dai discendenti di mio quadrisnonno, del barone di Sorso, che acquistò la casa nel 1811. L'acquistò dal suocero, che era anche lui un amato di un altro ramo, quindi era già a casa Amat. La casa ha avuto diverse vicende, ovviamente nel tempo è stata divisa tra i vari discendenti, ma diciamo quasi tutta ancora di proprietà di alcuni dei numerosi discendenti. Austero ma accogliente nella sua solennità, Palazzo Amat si articola su due piani ed uno a mezzato sulla Piazza Indipendenza, con un finto bugnato sul basamento, finestre riquadrate, balconcini curvilinei in ferro battuto e all'interno opere d'arte e arredi originali che hanno saputo sfidare il tempo e l'usura.
Oggi questa nobile residenza viene aperta al pubblico in occasione della giornata delle dimore storiche organizzata dall'omonima associazione che vuol promuovere le bellezze delle ville e dei palazzi storici della città, anche per ricordare il ruolo di tutte quelle figure professionali, dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri vetrai, che affiancano i proprietari custodi di questi beni. L'appartamento è stato oggetto di un attento lavoro di ristrutturazione e conservazione in questo secolo, per riassumere. Molte delle cose, tutto quello che è stato possibile, sono state recuperate, conservate e comunque sono state valorizzate, nel senso che nel tempo alcuni arredi si erano dispersi, alcuni sono stati sostituiti, però sempre con oggetti che fossero coerenti con lo stile di una casa che, non dimentichiamo, ha vissuto molti secoli, quindi non c'è un unico stile, un'unica data, un unico momento. È una casa che è stata vissuta da almeno 11 generazioni, quindi molte famiglie, molti figli, molti fratelli, molte persone. All'epoca di mio bisnonno c'era in casa il prete, il famoso signor Contini, che ha vissuto qui ed è morto proprio in questa casa. A proposito di storie, oggi lunedì si conclude la prima giornata di Serie A e c'è il Cagliari che gioca a Torino. Beh, oggi al di là dell'aspetto sportivo, agonistico, che chiaramente noi sfioriamo e basta, oggi è la storia di 33 anni fa, è la storia di Claudio Ranieri che torna in Serie A con il Cagliari dopo averlo preso l'anno scorso, arrivato in un aeroporto che probabilmente era diversissimo dalla prima volta in cui ha toccato la Sardegna. Oggi era anche l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, con i funerali nella sua Ascoli Piceno, c'era Roberto Muzzi, ma oggi è anche il giorno di Cagliari-Torino, anzi di Torino-Cagliari. Vediamo! La gara con il Torino non è solo la prima di campionato, campionato di Serie A, massima serie. La sfida con il Granata è qualcosa di più, di molto di più. Travalica il senso sportivo agonistico, che rimane, ci mancherebbe. In Piemonte, oltre ai 22 giocatori che scenderanno in campo alle 18:30, oltre ai tifosi e ai tantissimi sardi che lì vivono, magari da tempo, per necessità o per scelta, va in scena l'inizio, sì, della nuova stagione 2023, ma anche e soprattutto la storia di un uomo grande, Claudio Ranieri, già lui, che solo qualche mese fa arrivava di nuovo in quell'aeroporto, Elmas, che forse non riconosceva più per come l'aveva conosciuto tanto, tanto, tanto tempo fa. Lui, asciutto e gentile, come sempre del resto, non si aspettava nulla, come tutti gli uomini grandi al comando. Lui non poteva immaginare, una volta risbarcato a Cagliari, città, e nel Cagliari, squadra, la storia che stava per scrivere, anzi, ha riscritto. E che scrittura, Cagliari di nuovo in Serie A, dopo una stagione che non era partita come tutti si aspettavano. Così è stato, così sarà, anche perché Torino-Cagliari rappresenta di più di un semplice esordio in campionato, seppur emozionante, perché la prima partita in Serie A serve per rompere il ghiaccio, soprattutto per una neopromossa come il Cagliari. Sarà emozionante perché si ritorna in Serie A con Claudio Ranieri alla guida, dopo 33 anni da quell'esordio del settembre 1990 che vide ai noi perdere il Cagliari a Sant'Elia 3-0 contro l'Inter. Torino-Cagliari è una delle partite storiche per la squadra rossoblu, perché dopo Inter, Roma e Juventus, la squadra granata è la più sfidata in tutte le competizioni dal Cagliari. Tante sfide a quello che adesso è intitolato al grande Torino, l'Olimpico, l'ex comunale, teatro di battaglia anche con la Juventus. Gli ultimi due all'Olimpico Grande Torino hanno visto il Cagliari espugnare lo stadio Granata. Non sarà facile quest'anno, la squadra di Juric è una squadra quadratissima, determinata, molto compatta, che conosce benissimo il suo allenatore, un bel gruppo che ambisce alla parte sinistra della classifica, addirittura magari con qualche ambizione UEFA. Ma il Cagliari deve cercare di ricominciare bene subito all'esordio, una squadra ancora incompleta, la squadra rossoblu, è arrivato Prati, stanno arrivando man mano che passano i giorni, alla fine del mercato stanno arrivando anche gli altri giocatori, sperando che al 1° di settembre tutta la rosa a disposizione di Ranieri sia quella ideale per l'allenatore di testaccio.
Insomma, c'è Torino-Cagliari, c'è un entusiasmo che vale la pena assaggiare, navigare e cavalcare e godere. Al di là di tutto, risultato compreso. Forse no, quest'ultimo va da sé, scaramanzia a parte, la risposta. Risultato, insomma, che non sappiamo, che sapremo domani. Io mi fermo qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era, c'è il sito tcs.tv oppure la nostra piattaforma su YouTube, il canale ufficiale della televisione, dove trovate il magazine, servizi, approfondimenti, gli speciali e tanto altro ancora. Grazie.